È un video abbastanza importante perché volevo comunicarvi le novità, insomma, che sono abbastanza grosse, che riguardano il canale o i due canali che gestisco, insomma, e che sto rivedendo, insomma, in questo periodo. Non posterò molto in questo periodo perché sto usando il tempo un po' per ristrutturare il tutto. Mi sono accorto di aver fatto molta, molta roba, troppa. Sono passati 9 anni da quando ho cominciato e quindi c'erano 6.000 video o qualcosa nel canale. Mi riferisco a quello principale. A questo punto mi è nata la necessità di ristrutturare, soprattutto ristrutturare vuol dire togliere. Togliere molte cose nelle quali non mi riconosco più, perché poi mi sono accorto che il percorso fatto in questi 9 anni è stato diverso, articolato, insomma, ho fatto di tutto e in alcune di queste cose mi ritrovo, in altre mi ritrovo meno. Quello su cui sto focalizzando l'attenzione adesso non è più quello che era quando sono partito. In più ci sono stati momenti diversi in questo periodo, ci sono stati periodi anche, non so, di polemiche, periodi di attenzione verso il mondo di YouTube, periodi che adesso sono, come dire, sono venuti un po' meno, insomma. Quindi tanti video che sono stati dedicati, anche periodi in cui ho fatto tanti commenti dal punto di vista politico, sociale, ho cercato di, così, insomma, a modo mio, nel piccolo, insomma, nell'ambito di quello che può essere il parere dell'uomo medio, di commentare quello che mi succedeva intorno, insomma, nelle varie tematiche, dall'attualità alla politica, alla società, ai comportamenti. E in queste in parte mi ritrovo, altre sono decisamente superate e non hanno più senso. Poi mi sono accorto anche sfogliando, insomma, tutto il materiale antico, diciamo così, che molte cose proprio non sono state viste, non hanno suscitato nessuna attenzione. Quindi, insomma, se non hanno suscitato attenzione nel giro di 9 anni, penso che non la susciteranno più, insomma, no? È come uno che tiene in un armadio 9 anni un vestito, insomma, se per 9 anni non lo porta, non lo porterà più, insomma. Quindi ho cominciato a togliere, e non poco, perché ho cominciato ovviamente dagli anni più antichi, quindi dall'inizio del 2010, e sto gradualmente risalendo negli anni. Praticamente ho praticamente cancellato, tranne pochi video, finora l'attività di 3 anni abbondanti, forse quasi 4. Sono nell'ordine delle migliaia i video che sto togliendo. Ovviamente alcune cose le tolgo senza nessuno scrupolo perché in quelle cose non mi riconosco più, c'erano delle ingenuità, c'erano, che so io, insomma, si cambia nel tempo, no? Quindi non le rifarei più. Altre cose invece le salverei. Alcune mi dispiace che siano passate così, inosservate, insomma, perché forse avevano qualcosa da dire, forse avevano anche qualcosa da suscitare perché se ne parli, perché se ne parlasse. Però, insomma, attualmente sto facendo un lavoro di pulizia. Sto togliendo tutto, però lo tolgo salvandolo. Non lo butto, ecco, perché come ho già detto non è nella mia personalità buttare completamente le cose. Quindi mi salverò questo materiale in un hard disk e lo terrò, però non sarà più disponibile, non sarà più in rete, insomma, ecco. Poi è successo che, per esempio, tanti video che riguardavano estratti di opere, di cose, per esempio estratti dei fratelli Karamazov, una volta che ho fatto la lettura intera del romanzo, non hanno più senso, no? E tutto sommato va fatta un'azione di pulizia.
E quindi tante cose inutili che sono diventate ridondanti perché poi sono state superate da altre, ovviamente vanno tolte. E poi, appunto, poi la necessità di migliorare anche per quanto possibile la qualità dell'audio, insomma, che poi anche quella, no? Dipende dall'attrezzatura, dipende da tante cose, ma insomma dipende anche dal programma, dal software che si ha per poi e anche dall'hardware che si ha per registrare, insomma, ecco. Adesso avendo un po' migliorato il software, non di molto, ma insomma forse sono in grado di migliorare un pochino la qualità audio, soprattutto di video vecchi, per quanto possibile, perché una volta che è registrato male è difficile poi migliorare granché, ma insomma vorrei approfittarne per ripostare cose che ho postato tempo fa e la cui qualità è quasi inaccettabile, insomma, no? Quindi vedere se si riescono a ripostare in maniera più decente. Alcune cose magari più brevi che ritengo importanti, che ritengo interessanti da tenere nel canale e che non sono riproponibili proprio a causa della qualità e anche del tipo di lettura, insomma, nel senso che in questi anni ho cambiato modo di leggere, insomma, si cambia, si evolve. Allora alcune cose, magari più brevi, meno impegnative da leggere, magari le rileggerò completamente. Dopodiché, avendo adesso a disposizione due canali, vedrò anche di organizzare il materiale in modo tale che parte del materiale che non troverete più in uno, lo troverete magari nell'altro canale. Quindi ci sarà un po' uno spostamento, con che criteri, insomma. Con il criterio di tenere sul mio canale principale soprattutto i classici, quindi quelli che ho già letto, i classici grossi, Fratelli Karamazov, Moby Dick, Promessi Sposi, adesso man mano che continuerà la lettura dell'Idiota, e quindi di tenere i grossi romanzi e i classici e poi di postare sempre in nuove letture, però di una letteratura già consolidata, insomma, in qualche modo. Mentre cercherò di portare nel nuovo canale, invece, soprattutto i libri più moderni, diciamo quelli italiani, ma anche quelli stranieri della seconda metà del Novecento, la letteratura più recente che riuscirò a postare. Rimarranno fondamentalmente racconti e romanzi grandi, insomma. Cercherò, ripeto, di tenere nel canale vecchio i romanzi, i classici, quelli più importanti, quelli più consolidati e anche più storicizzati in qualche modo. I romanzi più recenti, più moderni, i racconti anche più moderni, cercherò di portarli gradualmente nel canale nuovo. Nel momento di passaggio alcune cose potranno essere postate anche in un canale e nell'altro, cioè contemporaneamente nei due canali, anche perché le visualizzazioni che sono fatte, che vengono fatte attualmente nel nuovo canale, sono neanche la decima parte di quelle che ci sono nel canale vecchio, no? Che ha una vita alle spalle, ha una sua storia e quindi ha un certo numero di iscritti che ovviamente non è paragonabile a quello del canale nuovo. Su questo, come dire, su come poi evolvono le cose, sarà da vedere anche l'appoggio che mi date voi, insomma, nel senso che se vi iscrivete sul canale nuovo, senza abbandonare quello vecchio, ovviamente ci sarà motivo per postare gradualmente di più e quindi per fare questa scelta in maniera più mirata. Altrimenti, insomma, vedrò io come organizzare la cosa di volta in volta. Ma insomma, l'avvertimento che volevo darvi con questo video è quello che non troverete più tante cose, insomma. Ci sarà il rischio di non trovare delle cose, di non rivedere e quindi di perdere anche dei commenti che sono stati fatti. Ma d'altronde, se si cancellano delle cose, ovviamente si perde tutto quello che c'è dietro, anche i commenti, e mi dispiace perderli, però è così, insomma. Tutto questo materiale, così anche male organizzato e senza più un criterio, insomma, che
che lo regga non è più gestibile, non funziona più tanto bene, insomma, diventa troppo dispersivo, insomma, come una lavagna in cui si sia già scritto tutto, insomma, è difficile scriverci ancora dell'altro, no? Soprattutto se quello che c'è scritto sono tanti scarabocchi, insomma, e quindi diventa difficile poi leggerci le cose importanti che si vorrebbero dire. Allora, questo è quello che sto facendo. Approfitterò adesso di questo periodo, insomma, natalizio, così per portare a termine questo lavoro e poi vedremo, insomma, ecco. Mi piacerebbe ovviamente quei video che non sono poi così datati, ma che sono stati già fatti in precedenza e che secondo me potevano essere interessanti, ma non sono stati visti perché, come dire, il canale è cresciuto negli ultimi anni, diciamo fino a 3 anni fa, aveva meno di 1.000 iscritti, che so io, e allora non era visto, insomma. Quindi alcuni video che non sono stati visti e che magari meritano di essere rivisti, o che giudico io che meritano di essere rivisti, li riproporrò, poi vedrete voi, insomma, se vederli o no, insomma. Mi sono accorto di quanto poi anche il mezzo sia un mezzo così, no? Ti accorgi che fai delle cose che secondo me sono anche, o sono state pensate a suo tempo, insomma, potevano essere delle cose che a posteriori anche ritrovo ancora sensate, insomma, che ho detto, che mi è capitato di dire, e che sono viste, non so, state viste da 30 persone, 40 persone, insomma, no? Poi ti accorgi che altre chiacchiere, altre cose che senza senso che vengono fatte così, insomma, semplicemente per dire che si ha un mal di pancia o peggio, e invece fanno milioni di visualizzazioni, di ascolto, insomma, però questo è il mondo. Mi rimane sempre la cosa che non possiamo farci delle aspettative misurando la qualità che pensiamo di avere, o quello che pensiamo di dire, insomma, no, non è su questo che si può basare. Faccio un esempio: ho visto un video di qualche ripresa su una spiaggia un po' esotica, ma di una vita di spiaggia banale, insomma, della gente sugli ombrelloni, sugli sdraio. Sotto gli ombrelloni, sugli sdraio, con qualche cosa così, insomma, che aveva fatto 90 milioni di visualizzazioni, insomma, no? E allora uno non può dire, vabbè, prendo la telecamera, vado in spiaggia e faccio un bellissimo video, magari una telecamera speciale, e farò anch'io 90 milioni di visualizzazioni, insomma, se no magari ne farà 30, no? Allora quello che c'è a monte, quello che c'è dietro, che so io dove, è una cosa che diventa imponderabile per me, anche inimitabile. Cioè non si sa perché una cosa a un certo punto faccia una svolta o l'altra. Io in 9 anni qui non ho capito, insomma, no. Perché non, stavo riflettendo più che altro per quello che riguarda la vita dei giovani, no? I quali vedono un modello. E vedono che questo modello fa una cosa, anche una cavolata, no? E ha un determinato risultato, un determinato successo. Allora dico, vabbè, ma quella cosa sono capace anch'io di farla, si mettono a farla. E nessuno li guarda, e nessuno se ne accorge, insomma, no? E quindi uno si riesce, chi lo sa perché, e fa quella cosa. Gli altri, la massa, insomma, spinti su quel modello, ci provano, ma non ce la fanno, insomma, no? E rimangono delusi. Allora questa illusione che ci dà questo mondo di poter anche noi fare quello che fanno gli altri e avere in cambio la stessa
lo stesso risultato non funziona, non è. Ce lo dobbiamo togliere, insomma, no, dobbiamo fare il nostro percorso pian pianino, cercando comunque, secondo me, di, come dire, di dare qualità a quello che facciamo, al di là poi di un possibile risultato, che nel mio caso il risultato è quella cosa che fai, che comporta fatica, si è vista, insomma, arrivi e si è vista perché anche, come dire, chi la vede ne possa trarre un giovamento, insomma. Per me la gratificazione di fare qualcosa che serve, per l'altro la gratificazione di usare qualcosa che si trova, insomma, che gli può dire qualcosa, che può giovare a spendere meglio il suo tempo, che può servire ad arricchirlo nel pensiero, ma non perché lo dico io, perché lo dicono, perché le letture dei classici, perché le letture che si fanno, perché ascoltare determinate cose scritte e ascoltarle magari quando non si sarebbe mai letto di propria iniziativa quel libro, quel messaggio, insomma, è comunque un vantaggio, una ricchezza che il mondo di YouTube può dare, insomma, no? Qualcuno questa cosa me l'ha riconosciuta e gli sono grato per questa riconoscenza. Allora, nei limiti della possibilità, io continuerò a lavorarci, insomma, scegliendo i miei percorsi che sono così, insomma, sono anche a volte dettati dalla logica del momento, dalla sensibilità. Me ne sono accorto anche rivedendo appunto il lavoro di questi anni, no? Come poi si vada per periodi, insomma, no? L'attenzione si sposta un po' di qua, un po' di là, no, non è sempre uguale, standard, io non sono capace poi di programmare rigidamente le cose, seguo molto l'impulso del momento, però poi insomma riesco a essere anche resistente, perché per fare questa cosa bisogna avere resistenza. Chi mi chiede così, insomma, leggi questo, leggi quello, insomma, magari propone libri di 400-500 pagine, forse non si rende conto che per leggere 500 pagine postale ci vuole un mese di lavoro a 10 ore al giorno, tutti i giorni, compreso il sabato e le domeniche, insomma. E quindi, insomma, il lavoro è tanto, ma lo si fa con gioia se poi questo lavoro si vede insomma, che da qualche parte arriva, insomma, no? E anche le iscrizioni che ci sono state nel canale sono state gratificanti da questo punto di vista, insomma, molti commenti sono anche gratificanti e quindi la cosa funziona. E questa cosa che cerco di fare adesso, che sto dichiarando in questo video, è appunto una cosa che serve a me, ma spero serve anche a voi, insomma, no? Per avere una cosa un po' più di qualità, meno dispersiva, e così è più facile poi trovare quello che si cerca, quello che si può avere in questo canale. Ecco, insomma, mi pare di avere detto tutto. Ovviamente vi ringrazio, vi auguro buona giornata e anche delle buone vacanze per questo Natale ormai prossimo. Venturo.